Ciao a tutti, oggi prepareremo i rotoli alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono tuorli e albumi a temperatura ambiente, lievito per dolci, zucchero, farina di tipo 00, fecola di patate, olio di semi di girasole, scorza di limone o pasta di limone e Nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Abbiamo diviso lo zucchero a velo in due dosi, 80 grammi serviranno per i tuorli e 100 grammi per gli albumi. Senza lavare il boccale, posizioniamo la farfalla sulle lame, mettere gli albumi, e li facciamo montare per 6 minuti. A velocità 3,5. Dopo 3 minuti aggiungeremo dal foro del coperchio lo zucchero a cucchiaiate. Gli albumi sono perfettamente montati, mettere da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale e senza la farfalla, aggiungiamo i tuorli. Gli 80 grammi di zucchero a velo e la pasta di limone o la scorza grattugiata di un limone. E azioniamo il bimby senza misurino per 2 minuti a velocità 4. Trasferire i tuorli nella ciotola con gli albumi. Aggiungiamo delicatamente con la spatola. Mettiamo la farina setacciandola. Ed amalgamare bene. Aggiungere la fecola sempre setacciandola ed amalgamare bene. Aggiungere il lievito sempre setacciandolo. Ed amalgamare bene. Aggiungere l'olio. Ed amalgamare. Trasferire in una teglia da 45x37 rivestita con carta da forno e livellare bene. Cuocere in forno preriscaldato statico a 190 gradi per 15 minuti. Terminata la cottura, capovolgere la base su un canovaccio pulito, bagnato e strizzato. Togliere delicatamente la carta dal forno che resterà attaccata alla base e coprire completamente con la pellicola. Lasciare raffreddare in questo modo per 5-10 minuti. La base è cotta. Prendiamo
Posizionare sopra il canovaccio bagnato e strizzato. Mettiamo sopra una teglia della stessa dimensione e rigirarla sotto sopra. Rimuovere la teglia. E rimuovere delicatamente la carta da forno. Coprire con la pellicola trasparente e lasciare raffreddare per 5-10 minuti. Trascorso il tempo, rimuovere la pellicola trasparente e verificare che non sia presente la crosticina, diversamente aiutarsi con un coltello per rimuovere la crosticina. Mettiamo sopra la Nutella che abbiamo fatto scaldare leggermente. Livellare bene lasciando un centimetro dal bordo. Arrotolare dal lato lungo. Ricoprire con pellicola trasparente e riporre in frigo per 2-3 ore. Rotolo alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta.